Buon pomeriggio a tutti, care amiche, amici, come state? Tutto bene? Allora, non fateci caso alle maniche corte, ma già qui è esplosa l'estate, praticamente dal video col golfino al video con le maniche corte un attimo, però fa veramente caldo e quindi soprattutto per stare in casa, anche facendo pulizia o altro, sto a manica corta. Allora, ho qui una bustona piena di detersivi che ho acquistato, credo qualche giorno fa o 2 o 3 giorni fa, da Punto Shopping. Punto Shopping ed Eurostore, quindi sono di due negozi differenti e quindi ho deciso di mostrarveli. Sono sia detersivi che prodotti per l'igiene personale, quindi tipo shampoo, queste cose così. Allora, direi di iniziare subito. Questo intanto è lo scontrino. Ah, c'è anche un articolo di acqua e sapone. Questo è lo scontrino. E direi di cominciare subito con, allora, lui, l'immancabile Alba Pavimenti, quello là, Iris e Fiori Bianco, che cioè, fa un profumo pazzesco. Io quando lavo i pavimenti con l'Alba Pavimenti, in particolare con questa profumazione qui bianca, rimango veramente estasiata. Cioè, il profumo si sente quando apri la porta d'ingresso, proprio si sente quel profumo inebriante di pulito, di fresco, di primavera. Buono, buono. Quindi questo lo dovete provare, costa pochissimo, lo dovete provare. Anche nelle altre fragranze, buonissimo, super consigliato. Quindi Alba Pavimenti. Poi ho preso, per quanto riguarda la linea capelli, ho preso questo balsamo di Gliss, seta luminosa per capelli spenti, e poi questo qui, che non vi nascondo che già ieri l'ho utilizzato quando ho fatto lo shampoo, che è un disdrigante. Avendo i capelli lunghi, i miei sono lunghi, sottili, e quindi si formano spesso i nodi, ma proprio in maniera istantanea. E questo praticamente è un disdrigante che si mette sui capelli bagnati e poi dopo si possono spazzolare e veramente li disdriga in una maniera impressionante. Anche questo per capelli spenti, e infatti c'è scritto pettinabilità immediata e morbidezza, ed effettivamente è così, e direi che è una buona combo, quindi balsamo e disdrigante me li rende veramente morbidissimi e pettinabili con una passata, cosa che invece non mi succede spesso, ecco, a meno che devo proprio abbondare di balsamo che poi mi rendono grasso, oppure con qualche maschera. Poi, sempre per quanto riguarda linea detergenti, ho preso questo Vidal, questo bagnoschiuma al latte di riso e avena, quindi molto molto naturale. Sinceramente non l'ho neanche odorato. No, buono il profumo. Buono, buono, davvero si sente un sacco. Il latte, tipo profumo di latte, buonissimo. E questi praticamente sono 89 centesimi e sono un formato da 500 ml, quindi considerate che qua le docce sono frequentemente, perché siamo in quattro, tra palestre e allenamenti, quindi di questi ce ne voglio, anzi non so bene se forse ne ho preso qualche altro, vediamo se spunta fuori. Infatti eccolo qua, questo qui Vidal. E questo invece l'ho preso nella profumazione acqua di cocco e monoi. Cioè, io non li ho odorati là. No, vabbè. Buonissimo, buonissimo. Super approvato. Quindi anche quest'altro, Coconut Water, approved. Poi un pacchetto di fazzolettini di carta, che questi non sono mai troppi. Ho preso le mie tavolette preferite Ace e WC. Sinceramente queste, stranamente, le preferisco a quelle nella profumazione blu, che non mi dispiacciono, però queste hanno un profumo leggermente più dolciastro, che a me piace, quindi queste insomma sono quelle che preferisco di più. Poi, per quanto riguarda i pavimenti, oltre appunto Alba, ho preso anche questo qui, Ace Pavimenti, igienizzante 100% brillantezza senza risciacquo e senza candeggina. Anche questo ha un profumo ottimo, io lo utilizzo soprattutto in acqua calda, magari per lo sporco un po' più ostinato, anche se qua difficilmente a casa mia, avendo il parquet lo devi lavare spesso, quindi non si arrivano a formare proprio delle macchie critiche, però può capitare qualche macchiolina di sugo che si incrosta o altro, l'ho lavato con questo Ace Pavimenti. Poi
il detersivo per i piatti, questa volta questo non l'ho scelto io, l'ha scelto mio marito, Nelson, aceto e lavanda, mai provato. Io di solito preferisco o il verde, che è quello sicuramente al limone che è più sgrassante, o l'arancione, sì, arancio mi sembra che sia quello là tipo all'aceto di mele. Boh, questo qui è sempre aceto ma lavanda, quindi vediamo com'è. Poi ho preso questo qui, Vim sgrassatore Power. Credo che questa è la prima volta che io prendo il Vim. Ovviamente la Vim ha uno storico, diciamo, nel mondo dei detersivi, famosissimo il Vim in polvere, che poi c'è chi diceva che non era buono perché faceva male inalarlo o altro. Infatti per un periodo forse neanche sparito dal commercio, adesso è ritornato. Comunque io l'ho trovato in questa modalità sgrassatore power, igiene sicura al 100%, pulito, brillante su tutte le superfici. Lo potete utilizzare sia sui vestiti che su appunto i prodotti in acciaio, quindi piano cottura, lavello, e addirittura anche sulle parti metalliche o in acciaio di scooter, moto, macchine, eccetera, eccetera. Quindi vediamo con questo come mi trovo. Poi ho preso il mio amato Lanza, quello là a brezza mediterranea. Io quando lo trovo in offerta, quello liquido, lo prendo sempre. Quindi questo non vi dico nulla perché già lo conoscete, ve ne parlo spesso. Ho preso anche una confezione di piatti di plastica, questi sono quelli riutilizzabili. Ho preso dei sacchetti per la spazzatura, questi qua, che sono quelli per i contenitori per la raccolta differenziata, quindi devono avere proprio diciamo, la bocca bella larga per i contenitori. Ho preso questi che, scusatemi, perdonatemi, aperto, ne ho utilizzato uno questa mattina per la lavatrice, che è l'acchiappacolore, l'unico. Va bene sia appunto per i capi colorati, e su tutti, 30% più efficace su tutti i colori. Io compro sia questo che compro anche quello per capi scuri, quindi cartina acchiappacolore. Poi un altro, anzi altri due. E shampoo, questo per mio figlio per la palestra, quindi molto molto battaglieri, shampoo e balsamo per capelli grassi e shampoo per tutti i tipi di capelli, effetto rivitalizzante, sempre appunto New Dimension Luxe, quindi questi due. E poi per ultimo ho preso questo Dixan in polvere, è un formato da 12 lavaggi, cioè, guardate ragazzi, praticamente mezza busta è vuota. Boh, è tutto il detersivo qui. Qua c'è scritto che è un formato da, non leggo il peso, 594, quindi più di mezzo chilo, però boh, a me mi sembra abbastanza vuoto comunque. Che è il total 4 più 1. Io questo qui nella versione in polvere non l'ho mai provato, utilizzo di Dixon le tabs per appunto da mettere in lavatrice e basta, quindi sacco vuoto. Questi sono tutti i miei detersivi che ho acquistato, e nulla, fatemi sapere cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio per seguirmi e ci vediamo al prossimo video. Ciao.